Buongiorno a tutti, buongiorno, io non ho avuto modo di salutarvi all'inizio, come diceva David, e lo faccio adesso e vi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Cristin Maria Rapino e ho la grande fortuna, il piacere di collaborare con l'editore Marco Solfanelli in qualità di editor già da 3-4 anni. E per me è un grande piacere perché ho avuto un grande stimolo nei confronti di Marco e trovo estremamente piacevole questo lavoro. Io sono una delle poche persone al mondo ad avere la grande fortuna di fare il lavoro che ama, cioè quello che ho sempre desiderato nella vita, scrivere e anche essere nel mondo della narrativa. Indegnamente, sicuramente, con tanto da imparare. Per cui una delle mie attività, appunto lavorative, è anche quella di essere docente di scrittura creativa presso la scuola Macondo di Pescara, di Peppe Millanta, per diverse sedi: Pescara, quest'anno anche Pescara, San Valentino e Termoli. E in questi corsi partecipano comunque adulti. Non è un corso per ragazzi e non si insegna a scrivere, ecco, questo ci tengo tantissimo a dirlo. Anzi, Vanni Santoni ci ha pubblicato anche recentemente un libro molto interessante per la Minimum Fax, non si insegna a scrivere non si insegna. Di fatto è così. E questo ci tengo a dirlo all'inizio di quello che ci andremo a raccontare, perché la scrittura appunto non si insegna, si possono soltanto affinare delle tecniche. Si può comunicare, si può insegnare a vedere cosa già mettiamo in atto, quali sono le nostre tecniche espressive, come poterle rendere più efficaci, ma la base ci deve stare chiaramente, quindi la parte dell'immaginazione, la parte del talento, la parte della ricerca personale e in primis la parte della lettura, perché non si può scrivere se non si legge. A ragion veduta dico questo perché io non sono qui oggi per insegnare niente a nessuno. Primo, perché sono l'ultima fra di voi e ci sono professori, ci sono laureati in questo settore che sicuramente si ritroveranno in quello che sto per dire. Mi ha preceduto una persona che stimo tanto, che è il professor Giuliani, che veramente ogni volta che parla mi incanta e lo ringrazio. E girano intorno alla casa editrice tanti grandissimi professionisti, per cui io oggi non insegno niente. Io vorrei suscitare una riflessione e anzi chiedere un vostro coinvolgimento. Quindi, ed è un tipo di discorso che ho affrontato anche con i miei allievi, in particolare della classe del romanzo, appunto per cercare di stimolare questa riflessione, per cui vi invito ad intervenire. Di che italiano sei? L'ho intitolato così. Perché esistono tanti tipi di italiano, dice, ma come? Ma insomma, una delle cose alle quali tengo moltissimo è che non è necessario scrivere, adesso l'editore mi caccia, perché qui, io sono qui per questo, in teoria, in un italiano perfetto, e, come si dice, da libro stampato. Quello che io cerco in una fase successiva, chiaramente parliamo di nativi italiani o perlomeno di persone che hanno un C2 di italiano o tale da poter scrivere e pubblicare in italiano, parliamo di persone che sanno scrivere, ok? Sappiamo tutti scrivere, quindi andiamo avanti. Sì, non mi guardano per presto, insomma, in sostanza, di base, se uno pubblica o osa arrivare alla pubblicazione, bene o male, qualcosa ci sa mettere mano, no? Quindi quello che io mi rivolgo a voi in qualità di colleghi, di cultori della lingua italiana e d'opera sodato, come è giusto che sia, che essendo tutti scrittori sappiate scrivere. L'invito che viene fatto oggi è innanzitutto riflettiamo su che cos'è questo italiano, su quanti tipi di italiano esistono e l'invito è adesso sporchiamolo un po', perché nella narrativa, soprattutto contemporanea, grande spazio sta avendo la contaminazione e cercare un pochino di uscire da st'italiano della scuola. Adesso mi caccia, non lo sapeva che parlavo di questo. Quindi parleremo appunto la narrativa di matrice socio-antropologica, comunque parolone, lo lasciamo perdere, le contaminazioni dialettali.
Quel che è nata questa riflessione, in periodo Covid mi sono trovata a fare 2000 lezioni al secondo online, ovviamente via Skype, e anche di più di quelle che dovevo fare. E un giorno mi sono resa conto appunto che ci serviva parlare di questo argomento, cioè il problema che io trovo spesso leggendo vari testi, non solo della casa editrice, e quando anche dei miei allievi, quando si tratta di scrittori delle prime armi, i personaggi parlano tutti allo stesso modo. Purtroppo viene registrato come un grande artificio da parte del lettore, perché dice, ha capito, cioè, purtroppo non lo riconosciamo quando parlano tutti allo stesso modo, immediatamente si rompe il patto di sospensione dell'incredulità. E come si rompe? O si rompe appunto che Mario e Gigi parlano uguale uguale, o l'italiano nei libri stampato, tanto come nella prosa, nella narrativa, nella parte descrittiva, pari pari lo ritroviamo nel dialogo, mentre non dovrebbe essere così in linea di massima. E questo è un artificio che immediatamente il lettore percepisce, dice, ah, ho capito, ma... e si stacca, e esce fuori dalla nostra finzione, perché di finzione si tratta. E questo purtroppo è uno degli errori frequentissimi. L'altro, del quale non parleremo oggi, è l'attenzione ai dettagli. Un'altra cosa che sgancia il lettore, che purtroppo mi trovo spessissimo, volentierissimo a sottolineare agli autori con i quali interagisco, è appunto non è plausibile. Non deve essere vero. Noi non facciamo, la letteratura, la narrativa non è vera, deve essere plausibile però. Cioè, se io dico una cosa che non sta né in cielo né in terra, se io parlo di un ambiente che racconto in una fabbrica, in una determinata fabbrica, ma io quella fabbrica non ci sono mai stata, non so neanche di che cosa stiamo parlando, e dico una cosa che non sta né in cielo né in terra, il lettore se ne accorge, si perde proprio. Se ci sono degli elementi, appunto, a livello di dettagli, io li faccio lavorare molto i miei allievi finché non schiumano sangue sopra alla cura dei dettagli, perché sono questi che tengono agganciati il lettore. E anche quest'altro discorso, riflettiamo su questo: non esiste un solo tipo di italiano. In che senso? Abbiamo l'italiano come prima distinzione, ce ne abbiamo tante poi da vedere, l'italiano delle grammatiche, l'italiano delle nostre grammatiche e quello che parliamo. Ma come, non è la stessa cosa, siamo andati tutti a scuola e non è proprio la stessa cosa. Questa è una riflessione, il professor Giuliani non c'è, però è una riflessione che in realtà ci fanno solo quando studiamo inglese. Quando studiamo inglese, perlomeno io mi riferisco alla mia esperienza personale, se qualcuno avesse da dire qualcosa, quando studiamo inglese ci fa, allora, questa è la grammatica inglese, sta frase dice così, ma nell'uso comune si dice così. Allora, com'è? In inglese me la fa questa distinzione e in italiano no, perché in italiano noi non abbiamo una lingua della grammatica e una che parliamo. Come non ce l'abbiamo? Ma voglio. In che cosa stiamo andando alla deriva rispetto all'italiano standard? Lo vediamo. Il che non significa che noi commettiamo, a parte noi commettiamo sicuramente degli errori, ma non stiamo parlando di errori, stiamo parlando di in che cosa si sta allontanando piano piano l'italiano che parliamo noi dall'italiano della grammatica. Quello che ci dicono in inglese, ma parliamo, adesso lo vediamo in italiano, che quello ci interessa, no? Però non ce lo dicono. Ce lo dicono dove? All'università. Io queste cose le ho studiate con i vari insegnamenti di linguistica italiana, linguistica applicata, sociolinguistica, eccetera. Come sta evolvendo? Allora, noi quando parliamo generalmente ci insegnano l'ordine non marcato della frase, che è soggetto, verbo, oggetto. Io mangio la mela. Paolo ama Giulia. Soggetto, verbo, oggetto. Cosa sta succedendo nell'italiano comune? Spesso anticipiamo che succede dislocazione a sinistra. Giulia, Paolo la ama. La anticipiamo l'oggetto, lo anticipiamo a sinistra e mettiamo un pronome clitico, cioè significa atomo semplicemente. Temarema, avete mai sentito parlare di temarema? Noi cerchiamo nel nostro discorso di anticipare la parte informativa.
lo facciamo sempre e ci viene automatico, il che non significa che è sbagliato, non c'è scritto da nessuna parte che è sbagliato, ma è più comune questo, il che significa che spesso e volentieri, anche noi lo vedremo, tutto quello che dico lo vedremo con esempi pratici della nostra narrativa, sono frequentissimi. Quando appunto dice italiano è corretto, ma è più connotato, è più d'uso. Devi fare questa scelta adesso, questa scelta, dislocazione a sinistra, devi farla adesso. È molto più sentito questo, perché noi diciamo, per prendere subito l'attenzione delle persone, ci mettiamo subito la parte informativa. Un'altra caratteristica del nostro italiano comune è la frase scissa. Spezziamo in due. Sempre di nuovo per lo stesso discorso, ci mettiamo subito un'informazione in primo piano. Chissà perché, forse perché siamo anche un po' più distratti e quindi tendiamo a dartela subito la cosa più importante che devi sentire. E ci viene naturale, queste sono riflessioni che noi non facciamo, ma le facciamo normalmente, le produciamo queste frasi. Tu non vuoi, sei tu che non vuoi. Spessissimo, no? Tu non vuoi, sei tu che non ti piace così, è così che ti piace? Non sono sbagliate. Sono modi di frase scissa. Il c'è presentativo, tipicissimo, distribuiamo l'informazione su due unità, di nuovo l'elemento che porta la nuova informazione si mette in testa alla frase. Una ragazza ti vorrebbe parlare, l'informazione c'è una ragazza che ti vorrebbe parlare, due problemi devono essere risolti, ci sono due problemi da risolvere, il c'è presentativo, questo così si chiama ed è frequentissimo. Un tale bussa alla porta, c'è un tale che bussa alla porta, non abbiamo motivo di mettere c'è in determinate frasi, ma qua ce lo mettiamo. E vabbè, questo lo sappiamo benissimo, tendenza a ridurre notevolmente il ventaglio dei tempi verbali utilizzati, al presente, usiamo il presente spessissimo e lasciamo ad elementi lessicali la determinazione temporale. Per esempio, guardate qua, le Olimpiadi le fanno a Tokyo, un valore di futuro. Vabbè, con presente storico già lo sappiamo, questo è ormai di uso comune, ma anche come futuro. Lasciamo perdere il trapassato remoto, ci mettiamo una pietra sopra, chiaramente purtroppo il congiuntivo lo sappiamo benissimo, che purtroppo, io dico purtroppo, si sta perdendo. E cosa sta andando avanti il passato prossimo? Per chi viene dagli studi classici, o perlomeno ha studiato lingue che fanno molto caso a questa distinzione della qualità dell'azione, perché l'italiano no, ma no, perché ecco di nuovo questo, io me ne sono accorta soltanto studiando, vabbè, greco, va bene, studiando spagnolo per esempio, io sono laureata in spagnolo, lì ti fanno proprio questa distinzione, l'azione non ha effetti ancora, ha ancora effetti nel presente oppure no, è finita. Ecco, ecco, prego, prego. Noi non ci interessa, perché il passato remoto lo usano in Sicilia, ciao, tecnicamente passato remoto per le azioni concluse che non hanno più alcun legame con il presente, il passato prossimo no. Noi questa distinzione non la facciamo, poco poco, ti azzardiamo a farla in spagnolo, non superi gli esami, perché lì cambia il verbo, cioè là il passato remoto devi mettere, punto. Questa distinzione sulla durata, sull'aspetto qualitativo della durata del verbo si fa in greco, per esempio. Quindi chi c'ha gli studi classici, però poi io pure c'ho gli studi classici, ma poi li metto, diceva, ah, quello è greco. No, in realtà ce l'abbiamo pure noi. Ma ciao, proprio non ci facciamo caso, il passato remoto lo usa in Sicilia, fatto sta che se lo usiamo noi, quando lo uso io, mia mamma sta qua, mi dice che mamma stai parlando siciliano, perché vabbè già io ho la tendenza, io sono una spugna con i dialetti, quindi se poco poco vedo un montalbano il giorno dopo parlo siciliano, ma tranquillo, no? Però purtroppo sono connotati regionalmente, passato prossimo in grandissima espansione. Imperfetto, vabbè, questo ovviamente lo sappiamo, avendo archiviato il congiuntivo è tutto un imperfetto, se me le dicevi, se non lo dicevi lo facevo. Il futuro l'abbiamo già detto, sostituito dal presente. Sostituzione del congiuntivo con l'indicativo, ok. Il condizionale spesso sostituito dall'imperfetto indicativo.
Non pensavo che mi bocciavano. E purtroppo questo è frequente, non è che. Oh, e questa è una cosa che. Non è che io, vi ripeto, questo che ho scritto non sono riflessioni mie, nel senso che ho cercato fonte autorevolissima perché non me ne voglio assumere la responsabilità, ma odio questa frase, io la odio. Cosa dice la Crusca, la Treccani? Si tratta di una proposizione temporale incoativa, indica il momento dal quale si sviluppa una certa azione. Da quando avevo 10 anni prendo solo un caffè per colazione, ma spesso sentiamo da quando ho 10 anni, come da quando sono piccolo, prendo solo un caffè per colazione. Ma lo sentite? Il 90% dei casi, ma lo sentite in televisione? Quasi pure da giornalisti, il tempo verbale è determinato dalla durata dell'azione. Di nuovo, vedi che allora queste domandine ce le dobbiamo fare? Un attimo di riflessione sulla nostra lingua e non solo sulle lingue straniere, caspita, la parliamo tutti i giorni. Facciamocene due domande. Non è un rimprovero, è che io adoro la grammatica e quindi in generale amo molto la mia lingua, nonostante abbia studiato le altre, anzi, a maggior ragione. Allora, vediamo un po', dobbiamo capire se coinvolge o meno il momento dell'enunciazione. Si usa il presente quando un'azione perdurante nel momento in cui questa frase viene detta. Di nuovo, cioè, se ancora quella condizione è valida, io uso il presente. Da quando ho l'uso della ragione, rifletto prima di parlare. Qua bisogna capire se uno ce l'ha l'uso della ragione o l'ha persa. Però si dovrebbe usare il passato quando questa condizione non è più presente al momento dell'enunciazione, non da quando sono piccola, a meno che non vi trovate davanti a un che non è mai cresciuto. E quindi è valida questa affermazione, calcolando la sindrome di Peter Pan che c'è nel mondo, però da quando ero piccolo amo viaggiare. Quindi cosa consigliano a alti livelli, non io che non sono nessuno? Quando ci sono livelli di lingua più sorvegliati, ed è il caso delle nostre narrazioni, quando le andiamo a pubblicare, a meno che non si tratti di dialoghi, dove comunque il parlante si esprime in maniera diversa e ci sta, però nelle nostre parti descrittive, se non altro, è consigliato usare queste regole. Quindi, vedete il Samorante, io sono cattolico invece fin da quando avevo 1 mese d'età. Andrea De Carlo, è la prima volta da quando avevo 17 anni. E da quando tuo padre ti violenterebbe? Da quando avevo 7 anni, Dacia Maraini. Ora che succede? Dove è ammesso? Cioè dove un attimo l'editor non gli prende un infarto e il lettore lo accetta? Quando c'è un discorso di rango fortemente colloquiale, Margaret Mazzantini non è stupida. Eccezionale che ha scritto scopo da quando ho 12 anni, ma lo mette in bocca a un personaggio culturalmente basso e ci sta, non solo ci sta, ma è fortemente auspicabile che questa persona che non ha studi, che viene da un ambiente, non ti muore, ve lo ricorda, cioè non può parlare con un professore universitario, quindi ci sta. Altre tendenze, forme passive trasformate in attive, è stato investito, l'hanno investito. Aumento dell'uso della perifrasi, stare più gerundio, e qua vabbè, il calco dell'inglese, quanto ci piace, quanto ci piace. A me piace l'inglese, ma mi piace l'inglese, mi piace l'italiano, non mi piace la contaminazione, lo odio, io detesto, lo dico in diretta, quelli che fanno code switching, code mixing, che si chiama così, ok? Cioè che quando parlano dicono una parola in italiano e 5 in inglese, per far vedere che l'inglese lo sanno. No, io amo l'italiano, siamo italiani. Cerchiamo di parlare italiano, perlomeno quando c'è un termine che proprio non c'è in italiano, noi lo dobbiamo mettere, ma altrimenti vedete che gli inglesi, gli spagnoli, i francesi non ce li freghi. Cioè, gli spagnoli non dicono basket, dicono baloncesto. No, come che dicono? Shampoo, non dicono shampoo. A noi ci piace l'inglese e quindi ciao l'italiano. Anche nelle forme, pezzate, in questa forma qua, Giovanni sta andando al supermercato, ti serve qualcosa? O lo diciamo naturalmente noi. Sta andando, non c'è ancora andato. Cioè,
per indicare un'azione futura andrà al supermercato. Giovanni sta là, seduto a fianco a te, non ci sta andando, però noi lo diciamo lo stesso. Ti serve... vedete che come c'è entrato dentro? Questo è un calcolo. Cioè, noi stiamo apprendendo tutte queste forme dell'inglese, non solo a livello lessicale, ma anche a livello morfosintattico e costruzioni. Pronomi. Pronomi personali, vabbè, egli, ella, diciamo che Luttino, in effetti, pure io quando leggo testi con egli, ella, esso, un pochino, purtroppo, adesso sono sostituiti dai complementi. Lei, lui. E non è un errore. E di fatto, quando poi noi invece mettiamo egli, ella, esso, siamo pedanti. Accettiamo questa cosa, ce la prendiamo e se vogliamo fare una narrazione più adatta a un lettore contemporaneo, evitiamo egli, ella, essi, evitiamo, come anche evitiamo quello che dico spesso, la D eufonica, ed, purtroppo anche qui abbiamo ormai la linea guida è quella di toglierla se non davanti a una parola che inizia con la stessa vocale, ed ecco, sì. Ed con una parola ed anche no, purtroppo io mi trovo anche quando insomma, rivedo i testi dei miei allievi per la raccolta e le devo togliere, ma in direzioni dall'alto, questa è la tendenza attuale, ve la dico perché sa di pedante, il che polivalente è il passepartout, io chiamo il passepartout, noi utilizziamo il che ogni 5 minuti per tutto e guardate un po' relative temporali, il giorno che ci siamo incontrati. Per le causali, sbrigati che è tardi. Per le finali, vieni che ti lavo. Consecutivi, vieni che ti possa lavare. Pseudorelative, la vedo che sorride. Costruzione enfatica, che bella che sei. Avvio di interrogazioni, che vuoi uscire con questo freddo? Cioè, il che è veramente il nostro migliore amico. Non è sbagliato. Io, allora, c'è cioè, Beppe Sedermini che dice una cosa fantastica, che io adoro e dico sempre ai miei allievi, mai due che nella stessa frase, che ci sta, appunto, che appesantisce la narrazione e diventa una cosa a volte illeggibile, però spesso utilizzato anche per dare colore, questo che, e quindi la nostra tendenza è appunto utilizzarlo anche quando non sarebbe necessario, cioè tutti gli altri complementi se ne vanno a far benedire, noi prendiamo il che e lo utilizziamo sempre. Questo bel discorsetto dice allora, quindi abbiamo l'italiano delle grammatiche, l'italiano che parliamo comunemente. E questo bel discorsetto però si allunga, si allarga, perché abbiamo in realtà ancora tante variazioni di italiano. Ora, fin qui abbiamo parlato di un italiano comunque corretto, che si sta piano piano discostando da quello normativo. Ma in realtà la nostra lingua è molto stratificata, io non vi voglio annoiare, quindi fare una carrellata molto veloce, e non vi voglio annoiare, non riprendere, mi stai prendendo? Ah ok, no, perché non c'ho fatto, scusate l'interruzione, è molto interessante però almeno saperlo, ok? E qui vedremo anche degli errori, cioè non stiamo parlando di un italiano necessariamente corretto, ok? Perché in uno stesso luogo possono coesistere diversi registri linguistici, i parlanti possono avere diversi tipi di italiano, e a seconda di che cosa lo vediamo. E vabbè, non nutro molto interesse non nutro molto interesse per la questione a cosa ti vuol che me ne ciava, ci passa una bella e magari lo stesso parlante, voglio dire, variazione in base a 5 parametri: diatopiche, diastratiche, diafasiche, diamesiche, diacroniche. Chi ha fatto studi di linguistica ci va a cena tutte le sere questi discorsi. Non è una roba complicata. Qualcuno lo vede già preoccupato, no, facciamo una cosa, cerchiamo di essere più leggeri possibili perché sono parole che spaventano, ma di fatto vediamo subito come cambia la nostra lingua in base all'area geografica. Ci divertiamo un po', cioè dall'italiano standard all'italiano regionale, che non significa dialetto. Abbiamo
italiano standard, la grammatica, il nostro italiano delle scuole, quello regionale, che non è manco quello che abbiamo visto prima, quello è la linea generale di tendenza del nostro italiano in Italia, come colloquiale, insomma, come lo stiamo rimaneggiando. Però a livello regionale ci sono altri discorsi da fare. Poi abbiamo anche il dialetto, ma quella è un'altra cosa, l'italiano regionale non è un dialetto. Abbiamo almeno tre, diciamo, macro aree, nord, centro e sud. Voglio comunicare per tutti quelli che ogni tanto qualcuno, io mi definisco sempre donna del sud, c'è stato qualcuno, non è qui però poi perché non fa parte di questo gruppo, detto, ma noi siamo centro. No, allora voi lo sapete, vero, che noi siamo culturalmente assolutissimamente sud. Proprio, ok, ci siamo a livello linguistico, a livello storico, geografico no, ok, vogliamo, c'è qualcuno che ha da ridire su questo fatto, io ci tengo a dirlo perché quando ci sono quelli che si schifano di essere sud, sì. Assolutamente, io sono contentissima per quanto rispetti assolutamente il nord pure, però lo dobbiamo sapere, quando mi dicono no ma noi siamo centro, perché non si è mai contaminarsi con quelli terrori del sud, no, noi siamo sud, punto. E la cultura è sud. Sì, sì, siamo sud. Allora, il sardo fa parte da sé, quindi, per esempio, che è successo? Alcune parole dell'italiano regionale, soprattutto a livello lessicale, vediamo oggi, sono passate anche, non vediamo, non tutti i livelli, sono passate all'italiano nostro comune, magari non nostro proprio, però voglio dire, in Emilia Romagna la parola rusco, che significa spazzatura, è entrata nell'uso comune, ma in una frase italiana, vado a buttare il rusco. Cioè il bolognese ti dice rusco, cioè, non c'è. È vero? C'è il rusco? Non è che c'è, ti viene in mente di dire, c'è poi il rusco, io lo vedo, però me l'hanno detto una volta a me, il rusco, che è? Ogni varietà di italiano regionale si differenzia dallo standard per un certo numero di tratti. Adesso qui non vediamo gli aspetti fonetici, perché no, che ovviamente ci sono, vediamo i morfosintattici e lessicali, ma già li riconosciamo. Ne vediamo due, quello centro-meridionale su base romana e quello meridionale. Noi abbiamo piccoli tratti del centro-meridionale e molto del meridionale, però morfosintassi, fenomeni solo dell'area romana, solo, aro, suffisso aro nei mestieri, il benzinaio, il palazzinaro, il borgataro, ok, uso del che enfatico, che mi presti 100 euro, uso di a per in nei complementi di stato di luogo, abita abbia. Questo è italiano regionale, non abbiamo detto che è corretto, eh? Abbiamo detto però che dobbiamo sapere che se nel nostro testo c'è uno che viene da Roma, non è detto che dobbiamo far parlare romanesco, perché la purtroppo, ecco, apri una piccola parentesi, nei dilettanti, non è il caso vostro, gli allievi che cominciano adesso, mettono un personaggio romano, dove sta? Hai fatto. Ma non c'è niente di peggio, perché quello è proprio la cosa più stupida da fare, perché uno, non sei romano, a meno che tu proprio non sei romano, lo sai benissimo, allora ce lo metti, ma poi perché dici deve fare romano, parla romanesco, fai la macchietta e quindi perdi immediatamente di credibilità. Dov'è che puoi vedere quali sono i tratti dell'italiano regionale? Lo puoi parlare comunque in italiano, ma magari ci metti quei due o tre elementi che fanno capire che lui viene da un'altra parte, ma senza andare nel dialetto se non lo sai, se no fai la macchietta. Poi, uso di da dopo il verbo dovere, mi devi da dare un sacco di soldi. No. Fenomeni comuni a tutta l'Italia, centro, meridionale, collocazione dell'aggettivo possessivo dopo il nome a cui si riferisce, la paura mia. La paura mia è che, sì, sempre, il quaderno tuo. Aggiunta di una preposizione al complemento oggetto, hanno investito a sua sorella, ho chiamato a te. Resa dell'aspetto durativo del verbo, di nuovo, con costrutti particolari. Stai ancora a scrivere? Ma questo è proprio il nostro, eh? Ma stai ancora a mangiare? Stai ancora a studiare? Uso della costruzione che più verbo a fare. Che te lo dico a fare? Credi a fare. Questo non è tutta Italia. Io quando l'ho studiato la prima volta ho detto, ma perché non è tutta Italia così?
mi si è aperto, sai, una curiosità, perché dico, allora è vero, ti genera riflessione. Se scrivi, appunto, adesso vedremo poi degli esempi, pensiamo a Donatella di Pietrantonio, queste cose così, le sa benissimo, e infatti i libri funzionano, non sono scritti in dialetto, hanno questi elementi di italiano regionale. Lessico, fesso. Fesso è una parola d'italiano regionale entrata nell'uso comune, un fesso, però è connotata regionale, è connotata a livello di area, Roma, su base romana, inghippo, borgata, staffana caciara, l'ha fatto una capoccia così, è stabilina fregnaccia, vabbè, pischello è già più una pennichella, no, la fa una pennichella, scostumato, addirittura scostumato, pensate, è forte, scafato, eccetera, eccetera. Adesso vediamo il meridionale, quindi quello era centro meridionale base romana e questo è meridionale. Impiego transitivo di molti verbi di transitivo, quando ci piace a scendere il camion, no, a uscire la spazzatura, ci piace tanto, è bellissimo. Uso dell'imperfetto congiuntivo al posto del presente, digli che vada, digli che andasse, mi facesse il piacere. Totò. Uso della preposizione senza come avverbio di negazione. Ho lasciato il letto senza fare. Uso del voi. Questo lo sappiamo. A me spontaneamente mi viene di rivolgermi a un anziano col voi. Cioè proprio mi parte il voi. È una roba innata, non c'è niente da fare. Il lessico. Per esempio, che sono entrate nell'italiano comune in tutta Italia, ma di forte connotazione meridionale, cacciare, andare fuori, il calzone, la cangela, vabbè, ciuccio, la coppola, a imparare, a posto insegnare, mo, io ho sottolineato quelli un po' più sgarrupato, vabbè, tratturo, cioè anche parole che indicano una cosa nostra, una realtà, che sta solo da noi, ma che non si può dire in altro modo, sono entrate nell'uso comune anche in Veneto, per dire. I geosinonimi, cioè, ad esempio, appunto, ci sono i sinonimi, ma sono sinonimi ma molto differenziati come aree geografiche. Pizzicagno, in Italia centrale, Salumiera, no, Pizzicagno è solo qua, Italia centrale. Carnezzeria, com'è? Salsamenteria, dove stavo? Salsamenteria, che stavo in Umbria, all'Orcineria per esempio. Anguria, invece il cocomero è il melone. Il melone, se vai in Sicilia trovi il melone, non trovi il cocomero. E sempre il cocomero, però se vai là e dici, oddio, ma il melone mo che è? Melone e il cocomero. Marinare la scuola, bigiare a nord, fare sedia a Roma, fare filone qua, largiare, Salento, è sempre la stessa cosa, no? Passiamo allora alle caratteristiche sociali del parlante. In sostanza, una delle domande appunto che ci dobbiamo fare quando ci facciamo relazionare due personaggi è da dove vengono? Quindi, ah, è di Roma? Ah, beh, metto il romanesco, abbiamo detto, evitiamo la peste, però quando necessario ce lo possiamo pure mettere, ma dobbiamo essere perfettamente consapevoli di quello che facciamo. L'altra domanda è: ma che titoli di studio ha sta persona? Da dove viene? Non è che possono parlare tutti come professori universitari e neanche tutti come le casalinghe di Voghera. Dobbiamo capire chi ci abbiamo davanti. Di nuovo, quando si scrive bisogna fare un lavoro di preparazione impressionante, perché se ci si siede e si scrive così d'emblée, a meno che non si è Sandro Veronesi, esce la superficialità della scrittura, perché purtroppo per chi legge si vede se non ci sta una ricerca dietro. Noi dobbiamo sapere le cose dei nostri personaggi, dall'italiano colto all'italiano popolare. Abbiamo anche il gergo parlato da determinati gruppi professionali e il linguaggio giovanile. C'è anche una distinzione per sesso, ma lì andiamo un po'. È un po' più complicato, cioè tecnicamente si dice che se ti bendano e leggi due testi, ti bendano o leggi, se ti tolgono il titolo e l'autore, tu riconosci se è scritto da una donna o da un uomo, ma anche qui, cioè avremmo molto da ridire. Un giorno a me, quando ho vinto il concorso, mi hanno chiamato, ah, io pensavo che fossi un uomo, ero così convinta, ecco, vedi? E di solito questa è una roba sessista da morire, le donne rimangono contente quando gli dicono così. Ve lo posso garantire, diciamo, non so, forse ho fatto. Ok, andiamo a vedere l'italiano popolare.
particolare. Che cos'è? Non è corretto, ovviamente, siamo usciti dall'ambito dell'italiano corretto. E magari è quello che nella vita familiare parla dialetto, poi quando stai in ambienti un po' più formali si sforza di parlare italiano. E quindi non parliamo proprio, parliamo di questo, per intenderci. La concordanza ha senso, la gente dormiva, no? La ridondanza pronominale, a me mi piace fargli gli auguri a papà. C, utilizzato per il dativo femminile e maschile, adesso che arriva ci dico tutto. Semplificazioni verbali, parlevamo. Lo so, papà, no, guarda che io tuttora sento delle cosine del genere, pure i parlanti un po' più colti, infatti. Però posso dire, perché noi siamo persone normali, so quante volte può scappare che uno sbaglia, per l'amore di Dio, però parlo con sistematicità, magari no, se siamo di questa volta. Che ridondanza, siccome che, quando che, mentre che. Periodo ipotetico con doppio condizionale, doppio congiuntivo, se fossi ricco mi comprassi la casa, se sarei ricco mi comprerei la casa, vabbè, sono sbagliati, eh. Incertezze sull'uso delle preposizioni, non sono bravo di cucinare, uso del che polivalente, una bottiglia che ci stavano i vermi dentro. Ora, questo, per quanto possa essere sbagliato, è grande tendenza della narrativa contemporanea. Fa stile. Dico, detto un po' di cioè. Però è vero, anch'io lo uso spesso, sta costruzione qua, eh. È entrata nel... è diventata stile. Quindi, tutto ciò che è stile non si può toccare, perché quando è un errore che uno non se ne è accorto, glielo fai notare, ma tutto ciò che è stile, tu dici, ma ho voluto mettere, se tu mi metti, adesso che ci arriva ci dico tutto, in un dialogo, o anche in un discorso indiretto libero, perché non stiamo a parlare solo di dialoghi, lo vediamo, ma assolutamente se è all'interno di un personaggio che comunque, anche se indiretto libero, e viene da quell'ambiente, non ci puoi mettere la penna sopra, perché è una scelta stilistica ed è tutto lecito quando è stile, quando è consapevole. Il lessico, ecco qui, ecco perché spesso gli editor dicono, vabbè, ma qua non puoi trovare un altro verbo, non puoi trovare, perché quando si è troppo generici, ho trovato un sacco di cose, ho preso le carte, quindi, tanta di quella roba, e questo è tipico del parlante dell'italiano popolare, cioè non trovare il termine giusto, e non bisogna neanche eccedere con la ricerca smodata di sinonimi, cioè invece di fare, allora no, ti dico fare, poi costruire, mettere in pratica, poi si capisce che tu stai a cercare di non dire fare, fa più schifo che se le dici fare 5 volte, allora non bisogna manco esagerare delle cose. E poi c'è il gergo. Il gergo è bellissimo, perché noi utilizziamo la parola gergo, neanche forse non tutti abbiamo la consapevolezza di che cos'è. Sono termini, sono modi di un linguaggio proprio codificato a livello professionale. C'è quello dei militari, c'è quello della malavita, ci sono varie categorie professionali che hanno un loro modo di esprimersi, e molto lessico del gergo è entrato nella nostra lingua normale. Pensate, il marmettone, la sbomba, il nonno, la naia, sono tutte della parte ovviamente militare, forze armate, la madama, malloppo, il gergo della malavita, monello, cioè sono cose che sono entrate nell'uso comune, ma vengono dal gergo. Ora spesso si fa un errore, dai, allora, non è, lo dico io, l'errore secondo i puristi, si dice gergo giovanile, arriva il purista e ti fa anatema, perché il gergo è relativo a una finalità criptolalica, brutta parola, orribile, non la dico più, significa non ci dobbiamo far capire agli altri, allora non in categoria professionale, non ci dobbiamo far capire agli altri, nella malavita, nelle forze dell'ordine per esempio, e si sono inventati questi altri terminucci. Invece i giovani, è vero, usano termini diversi, gergo, tra virgolette, ma non hanno questa finalità, è ludica. Quindi i puristi ti dicono che quello è il linguaggio giovanile. Linguaggio giovanile, anche lì, se noi abbiamo altre domande, cioè queste cose noi ci dobbiamo pensare, allora che livello sociale c'ha, che cultura c'ha, che età c'ha sto parlante? È un ragazzino di 16 anni? Allora, magari
capiamo, studiamocelo, ci sediamo prima di scrivere quella scena, ci facciamo un bello studio sul linguaggio giovanile, connotato dal punto di vista territoriale, perché magari il ragazzetto di Roma non ti parla come quello dell'Abruzzo, però linea di massima, e ci sono pure, vedi, ho messo un articolo, comunque ci sono, se mettete su internet, molte idee al riguardo, e mantengono quelle che sono le linee di tendenza dell'italiano normativo, dell'italiano comune, quello parlato, tutto quello che abbiamo detto all'inizio, c'è cioè presentativo, la frase scissa, che abbiamo detto, la dislocazione a sinistra, questo lo mantengono, in più ci sono suffissi, non so, ata, figata, cagata, accetta moltissimo i termini stranieri, flashare, flippare, whatsappare, ok? E quindi, ok? E quindi diciamo che bisogna starci attenti, quindi un nonno che parla con un nipote, occhio, che se parlano tutti e due uguali non si può leggere, perché vuol dire che non c'è ricerca sotto. Questo io lo dico a voi perché siete scrittori, ma non lo posso dire a quello che si accinge adesso a produrre una sua prima narrazione. Glielo comincio a dire, dico, beh, senti un po', facci un attimo caso, perché se tu aspiri a essere letto dalla Rizzoli, nonché appunto l'editore Malsommena, no, però voglio dire, lui cerca di fare cose di grande qualità e le fa. Cioè, è un editore che sta molto attento a questo. Noi dobbiamo mantenere i nostri standard alti, perché i nostri prodotti devono essere letti senza compoverire da tutti, da persone che sono abituate a leggere Sandro Veronesi. Ma perché Sandro Veronesi funziona? Oltre che è un grandissimo talento, io mi ho detto lui, perché ieri sono in libreria e ho detto che devo leggere il Colibrì, che non ancora l'ho letto, no? Però perché oltre ad avere grande talento c'è anche molta capacità di riflessione su quello che sta scrivendo. Allora noi dobbiamo essere letti come Sandro Veronesi. Per essere letti in quel modo dobbiamo farci certe riflessioni, certe domande, prima di scrivere e mentre scriviamo. Tra uomini e donne ve l'ho già detto prima. Ma davanti vi state annoiando? Vi state stancando? Vado velocissimo, abbiamo quasi finito. Allora, variazioni diafasiche per la situazione comunicativa, informale non, anche qua, né che possono parlare né come tutti i professori universitari né come se fossero tutti davanti alla, non lo so, a una commissione esaminatrice di laurea, oppure sempre davanti all'ortofrutta. Un attimo, rendiamoci conto di dove siamo. Quindi perfino il professore universitario che va dal pizzicagnolo, a proposito, non parla come quando parla in aula. E purtroppo io vi garantisco che quando leggo dei testi trovo il professore universitario che parla in un certo modo, ma in quel modo ci parla pure, va benissimo, ma dovete essere consapevoli che se mi parla pure in quel modo davanti all'orto fruttivendolo diventa macchietta. Lo vogliamo macchietta? Allora, se lo vogliamo macchietta parlerà sempre così e ci sta nel suo personaggio, vi pensate a Furio, Magda, quello pure davanti al fruttivendolo ci parla così, ma è una macchietta. Allora noi lo sappiamo che poi genera ilarità, ci cambia il genere del romanzo, attenzione, quindi un attimo, siamoci attenti. E dall'italiano formale all'italiano informale trascurato. Il luogo dobbiamo capire dove si svolge l'interazione, lo scopo, vabbè, formale informale determina soprattutto le scelte lessicali. Ah, questo giusto per vederlo, per esempio solenne, rendere l'anima a Dio, andiamo giù informale, crepare, c'è un problema, guardate quanti modi ci abbiamo di dire la stessa cosa, è bellissimo, io adoro queste cose, adoro l'italiano, mi piace vedere quante sfumature può prendere, cioè noi possiamo far dire tutte queste cose qua, estinguersi, morire, vedi, è quello che sta un po' più centrale, andare al creatore. Guarda un po' che possibilità abbiamo a seconda del parlante che abbiamo di fronte. Poi abbiamo, quasi finito, le lingue specialistiche e lingue settoriali, ciascuna con le proprie caratteristiche. Io ho messo Aldo Moro perché ho studiato in particolare Aldo Moro all'università, i suoi discorsi li ho trovati molto interessanti perché al di là del fatto che la lingua dei politici si studia a parte, incredibile. Quindi se voi tra i vostri personaggi mettete un politico, dovete sapere che utilizza naturalmente determinate espressioni. Per esempio Aldo Moro,
la litote, il re della litote, la negazione del contrario, perché guarda che sottile che era sui discorsi, la non opposizione, la non sfiducia, non tradizionale, non usuale, non ostile, non formale, era lui sempre sul filo del rasoio, di un rispetto totale, stava là la Svizzera, capisci, stava là, dice, mo io... Delicato, delicato ve le dico le cose, ma le diceva, no? E aveva appunto questo modo di esprimersi. I politici, Pirillo, Piero di Anafore, dei ittici, interrogative retoriche, iperboli, vabbè. Quindi se nei nostri personaggi c'è un politico, occhio, allora che facciamo? Perché non ci prendiamo un bel libro sul linguaggio della politica, su come parlare? Esiste. Ma diciamo, anche per i politici di oggi? I perboli, sì, vai. Poi mezzo di comunicazione invece, vabbè, ma noi facciamo uno scritto, è chiaro, è ovvio, no? Noi scriviamo, però poi scriviamo anche i dialoghi, quindi abbiamo una sorta di via di mezzo che dobbiamo analizzare dallo scritto formale e parlato con sorvegliato. C'è una differenza, chiaramente, appunto, lo scritto, tra lo scritto e il parlato, lo scritto non viene fruito nello stesso momento del parlato, e quindi noi dobbiamo pensare al fatto che non ci sta il lettore che poi ci telefona a casa, ma scusami, tu in quella frase che volevi dire? Quindi non lo possiamo prevedere questa cosa qui, invece nel parlato l'interlocutore, se non capisce, può chiedere subito spiegazioni, no? E a noi ci interessano tutte e due, dicevo, perché abbiamo non solo i dialoghi, ma quello che ci tengo tantissimissimo io è l'indiretto libero e la contaminazione anche nella parte descrittiva. Questo mi piace tanto. Però quello che dico sempre ai miei allievi è: bene, ho imparato a scrivere, bellissimo, italiano, perfetto, ma sporcamo per favore, non si può leggere. Quando è troppo, gli dico, per favore, me lo vuoi connotare un pochino di più, me lo vuoi rendere un po' più caldo? Non sempre, a seconda del scritto, non sempre. Allora, lingua parlata, lo sappiamo, frasi brevi, incomplete, utilizzo di sediali discorsivi, diciamo, cioè, ecco, vabbè, sì, insomma, no? Bene, allora... Cerchiamo di riaprire il canale fatico, allora, sta tutto a posto? Io cerco di vedere se voi siete ancora in comunicazione con me. Nel parlato lo facciamo sempre. Esitazioni, false partenze, ripetizioni. Ora, non è che quando lo andiamo a scrivere noi possiamo riprodurre in maniera esatta il parlato, perché sarebbe comunque sbagliato. Perché comunque arriva l'editor e ti fa, ho capito, sì che deve essere simile al parlato, ma occhio che è sempre finzione. Quindi, un attimo, deve essere credibile. Non reale, realistico, credibile, non esageriamo, non è una trascrizione esatta esatta, se no il lettore si spara, si annoia, chiude il libro e se ne va in giardino, che comunque non è detto che sia sbagliato. Formule che servono ad avviare la comunicazione, guardi, senta, vedi, ascolta, coordinazione anziché subordinazione, è chiaro, poi quando parliamo è difficile che facciamo troppe subordinate, il che polivalente. Dislocazione a sinistra abbiamo visto, ma c'è anche quella a destra. Quindi il libro l'ho studiato tutto. Allora, l'ordine non marcato è: ho studiato tutto il libro. A sinistra il libro l'ho studiato tutto, ma anche a destra l'ho studiato tutto il libro. Questo è tipico e non è sbagliato. Frase scissa: è Maria che ha chiesto di te. C'è presentativo, c'è mamma che ti chiama. Hanno voluto. Il cinema, non ti piacciono i film che danno? Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia. Poco passivo. Semplificazione delle forme verbali, l'abbiamo già detto, vado oltre. Forme rafforzate della negazione? Assolutamente no. Te l'ho detto mica. Proprio, sono serve a rafforzare il concetto. Preferenza di lessico dal significato generico, qui il contrario, perché poco poco noi ci mettiamo un lessico troppo importante, troppo specifico, ci guardano, mamma mia, questa è la puzzolta al naso. A seconda dei contesti, ricordo quello che ho detto all'inizio, a seconda dei contesti, i diminutivi, ti ho portato un pensierino, fermati un attimino è terribile, lo so, però lo facciamo.
I superlativi enfatici sono offesissima, sono sempre andati d'accordissimo e poi non so che è successo, lo facciamo. Le espressioni intensificate, voglio un caffè bello forte. Ho fatto tanti di quei soldi, è un tipo che fa un sacco di storie, non ci si vede un tubo qua dentro. Le esclamazioni, accidenti, le palle, scusate, le onomatopee, patatrac, poi patatuffa, da pumfete, le forme aferetiche, prendilo tu sto coso, giorno, che fate? Guarda sti qua che fanno, tipico del parlante. I raddoppiamenti, voglio farmi una vacanza, vacanza. E che cavolo. Ok, questo è tipico del parlato. Ma chiave ci sta, Beh, frequenti su fissidata, mi sono fatto una buffata, datti una bella calmata. Il parlato veicola un minor numero di informazioni esplicite, e questo l'abbiamo detto, perché non è che noi, oddio, certe volte, mi sono trovato con i miei allievi, ho detto, ma che stiamo a fare? Beautiful, il riassunto delle puntate precedenti, cioè tipo il dialogo. No, hai presente? Ti ricordi mio fratello ieri che ha fatto? Sì, tuo fratello sarebbe quello che lavora in banca, che l'altro giorno ha fatto quello, che poi quell'altro. Invece dice, io mo al lettore glielo devo dire, però lo faccio nel dialogo, no? Allora ci fa beautiful, no? Nelle puntate precedenti. No, è proprio connotato e terribile, cioè non va bene, no? Allora, bisogna darle informazioncine, però, vedete, informazioncine, però mettere in maniera giusta. Ecco, di nuovo, nel momento in cui il parlato si decide di usare il lessico più letterario, viene percepito con ironia. Propinquati che devo parlarti, tante volte lo dico pure io, ma lo dico per... La diacronica vuol dire, come è cambiato il nostro italiano nel tempo? Tanto, se noi pensiamo... al fatto come parlano i nonni, come i nostri nonni per chi ce l'ha ancora e come parliamo noi, per esempio, pensate, mettere per iscritto, sono stato in Svizzera, il torpedone, la corriera, l'apparecchio, cioè allora ci sono sia a livello lessicale che di espressione, proprio di costruzione, non tanto a livello lessicale, c'è differenza ancora, no? Per cui quando mettiamo un dialogo tra un nonno e un nipote, pensiamoci due minuti. Non può essere che parlano uguale, è quello che insisto. Tanto è vero che la lingua è cambiata tanto. Delle case editrici stanno ripubblicando la traduzione di classico, fanno spesso, voglio dire, perché anche l'italiano va aggiornato. Tipo i libretti dell'opera, però va bene, l'opera va bene, però poi se ti trovi un de, me misero, allora magari un attimo lo rivediamo la traduzione, perché se lo voglio far leggere a mia nipote, perché quando gli faccio leggere de, me misero, mi dice zia, no, questo no, perché la traduzione era adatta a quei tempi in cui è stata fatta, magari riproporla. È una traduzione un po' più aderente al nostro modo di parlare, vi avvicina. Abbiamo finito, dico solo, il dialetto, perché stiamo parlando di dialetto quando parliamo dell'italiano? Perché il dialetto è un sistema linguistico, qua ha tutti gli effetti, solo che non ha linguaggio specialistico e non può essere utilizzato nei contesti formali, non ha il classico tecnico-scientifico. E Abruzzese e Molisano fanno parte dell'area meridionale, questo l'abbiamo detto, né mediana e neanche meridionale estrema. Qual è meridionale estrema? Salento, Sicilia, Calabria. Quello c'ha proprio un sistema a parte. E poi ci sono anche le comunità alloglotte, eppure qua ce ne sta qualcuno, cioè quelle che parlano qui in Abruzzo, in Molise pure, che parlano una lingua diversa da quella che si parla comunemente. Ci sono gli albanesi, francoprovenzali, tirolesi, catalani in Sardegna, greche pure ci abbiamo, eccetera. Solo per farvelo vedere, avete visto dove sta l'Abruzzo? Sì, quella è l'area meridionale, ok? L'area mediana è quell'altra, vedi che prende manco tutto il Lazio, Ancona e poi il resto. E quello che dicevo prima, molto frequenti nei parlanti, nei contesti informali, è code switching e code mixing, è l'unica cosa in inglese che consentitemi di dire, cioè
Io stessa lo faccio naturalmente quando parlo con i miei amici, certo quando parlo qua pure, perché alla fine è informale lo stesso, code switching tra una frase e l'altra. Finisco una frase in italiano e poi ce la metto in dialetto. Code mixing è nella stessa frase, non la finisco nemmeno, io continuo a parlare e poi ci metto una parola in dialetto e continuo. Esempio, lui è mio cugino, fa l'infermiere e lavora all'ospedale, lui lavora al Garibaldi, Vittorio mi pare che è. Questo è siciliano, chiaramente, ed è la frase dopo cambia. Però qua, perché alla banca manco ci vado, sai? Perché alla banca è in italiano, manco ci vado è in dialetto. Io vado solo quando vado a pagare. Ed è tipico nostro, o nella stessa frase o tra una frase e l'altra. E poi ci abbiamo, solo per saperlo, se noi abbiamo una mamma che parla con un bambino, sappiamo che parliamo con i deficienti. Quindi questo, abbiamo una forte semplificazione, cioè noi non diciamo cibo, diciamo pappa. La bu, la nana, la ciccia, totò, le pupù, babà, e il venditore lo sa benissimo, perché anche lui quando parla con il nipote parla in questi termini. Quindi, è vero? E poi questa cosa qua che è nostra del sud, ti sei fatto la bu a papà, non toccare a mamma, io mia nipote la chiamo zia, vieni qua, cioè puntuale, io chiamo zia mia nipote, ma è una roba nostra proprio, mangia la nonna, ma questo mi può capire solo uno del sud, mangia la nonna, se lo dicevo un medico, ma che sta a dire? Che devo mangiare la nonna, a parte la famosa qualche frase, no? Con la virgola, senza virgola. E il parlare agli stranieri. Abbiamo due personaggi. Uno è un emigrato da 8 anni che parlerà un C2, sì, c'è magari, un B1, A2, A2 più o meno. Noi stessi ci relazioniamo con lui semplificando tantissimo, cioè assolutamente senza frasi idiomatiche. Le frasi idiomatiche non le può capire. Non lo so, ho fatto un buco nell'acqua. Ma perché? Che succede? Ti risponde. Buco nell'acqua non lo capisce, io le espressioni idiomatiche. Oppure mia mamma erborista, mio papà dottore, noi parliamo con lui così. Quando abbiamo i dialoghi in questo modo cerchiamo di renderci conto che nella vita facciamo così. Adesso che cosa ci serve? Concludo con qualche esempio. Noi in letteratura usiamo tratti mimetici dell'oralità, ok? Per esempio, guardate Manzoni che utilizza la voluto. Lei sai che a noi, altre monache, ci piace di sentire le storie per minuto. Un religioso che senza farvi torto va il più pelo della sua barba che tutta la vostra. Cioè, lo usa Manzoni, ok? Quindi occhio, bisogna tenerne conto. E ripeto di nuovo, tanto nella parte dialogata quanto in quella descrittiva, ci tengo fino alla esasperazione, soprattutto pensiamo Pasolini, Pirandello, Garda, Fenoglio, eccetera. La tendenza della narrativa attuale è questa. Chiaramente quando noi facciamo questo parliamo, ci accostiamo alla narrativa neorealista che presentava il più possibile la lingua dei popolani per vedere il divario sociale con le classi subalterne, però voglio dire, vediamo degli esempi bellissimi. Michela Murgia, Arcapadora. Di chi siete figlia voi? Zia, disse un giorno con la bocca piena di minestra, mio padre si chiamava Tainiei Urrai, era quel signore là. Italiano, regionale, meridionale, voi. E mamma, non ne avevate? Dislocazione a sinistra. Incalzò Maria, che evidentemente con l'idea che si potesse essere figlia di un padre non aveva particolare confidenza. Italiano, però non ha messo il dialetto. Sta mettendo in italiano, ma quando lo leggi lo capisci che connota, c'è un colore. Non ha messo dialetto perché la Murgia non si rivolge solo a quelli di Cagliari, pure noi la leggiamo. Se metteva dialetto può mettere una parola, può mettere una frase, cioè, però la di Pietro Antonio, roba nostra. Sei arrivata, ha detto lei, posala la roba. Dislocazione in testa. Pure sto vestito te l'ha pigliato quello là. Oh, non è dialetto. E mo ce la fredi, perché? Perché lei si deve rivolgere al vasto pubblico. È geniale la di Pietro Antonio, scrive, vabbè, benissimo, non lo dico io, insomma.
forme aferetiche tipiche del parlato, dislocazione a sinistra, sintassi fortemente connotata sul territorio. C'è anche qua, ma chi ti è? Ma chi ti è? E questa è roba nostra. Sì. Uno zio era lontano, sono stata con lui e sua moglie fino ad oggi. Allora la mamma tua qual è? Io due, una tua macella. Camilleri, questo è un altro esempio di come non è nel dialogo. Cioè lui ci mette un lessico, vabbè, il Camilleri se li inventava pure, tante parole di Montalbano le ha messe lui proprio. Però il modo di costruire la frase sa già di connotato, non soltanto a livello lessicale, ma a parte il fatto che da quando si trovava a Bigata non era mai capitato un delitto cosiddetto d'onore, la faccenda a fiuto, a pelle, non lo persuade, eccetera, eccetera, ammazzasse la mogliere, questo è dentro la narrazione, vedi com'è sporca, sporca. E non è che lei ti ha detto, ma Andrea, cioè non mi puoi scrivere nella littera, perché poi, no, lui lo dice, perché c'è consapevolezza, quindi un conto è l'editor che dice, mamma mia, non ha, ha sbagliato, errore di grammatica, un conto è che di tale stile è entrato in quel discorso, non lo leggo tutto, Pasolini, beh chiaramente l'area la sappiamo, le geografiche, e chissà che fa, dissero questi, tutti sporchi e sciamannati. Perché Pisagnolo? Che c'è da fa? Andate al Ferrobedò, se volete vedere qualcosa. Questo è romanesco. Però quelli ci andarono di fretta, appena arrivati si diressero subito in mezzo alla caciara verso l'officina meccanica. Pure la narrazione! Tanti, eccetera, eccetera, non volevo leggere. Comunque, pure in mezzo alla narrazione. Era quel figlio della mignotta del Riccetto. Questa è narrazione. Mettete, contaminate, abbiamo finito, di Malavoglia che io adoro, dice vabbè Malavoglia, quello è, cioè, non ci sta quasi niente di elementi dialettali, un genio, Verga, un genio, perché per mantenere le caratteristiche di oralità, di nuovo il discorso, ha scelto un lessico semplice, ha scelto il ripetitivo, ha scelto le costruzioni e poi lui è il mago dell'indiretto libero. Vedete un po' che ci ho messo, parte sulle tegole, sulla marrazzata, paranza, periodi brevi, che, eccetera, eccetera. E l'indiretto libero. Questo è un romanzo della EO, non ve lo leggo comunque per farvi capire. Guardate sotto, l'isordo, questo è il barese, sotto un bambone, la pizza in peccione, non lo so leggere, come la tua notaia. Mette, anche qui, nei dialoghi, non è che mette tutte le frasi in dialetto, ne può mettere una messa in un contesto in cui il lettore di Bergamo, tra la frase prima e quella dopo, ci arriva. Francesca Enunziata, bellissimo, Maria Orsini Natale, e gli dà 19 farsi premura, senza parola, sono una cosa. Anche qui l'angelo Lontrase, ogni tanto ci mette qualche cosa, non è tutto. Chi l'ha letto Leone di Sicilia? Leone di Sicilia sono tantissime frasi dialettali, ma non solo espressioni, proprio frasi. E questo è un dato fortissimo, ecco perché io vi sto incentivando a sporcarvi un po' con consapevolezza, e non tanto perché ce l'ha detto, ma sporchiamo, facciamo. No, con consapevolezza. Guarda che era serio, travagliature. Uno che del lavoro non poteva fare a meno, e se a volte ci arriviavamo era perché eravamo uguali. Questo è anche Pirandello che lo fa, eccetera. Questo è andato fortissimo. E a voi è piaciuto? Molto, a me non molto. Ok, ma hai trovato difficoltà per questo? No, lei, io sono palermitana. Che bello, me lo dovevi leggere tu allora questo, non lo dovevi dire. Che bello! Io adoro la Sicilia. Ok. Quindi a te non molto, ma per che cosa? Non mi è piaciuto. Ho trovato interessante la sua narrazione al presente. Questo mi è piaciuto, devo dire, perché è stato. Poi nell'insieme la storia poteva essere approfondita un po' di più. L'ho trovato un po' superficiale, così. Lei viene dal romanzo rosa, penso che lo sappiate. Ah, ecco! L'ho detto io, giuro che non lo sapevo. L'ho detto a lei, ho detto un romanzo, ma di fatto è un romanzo rosa.
Sui Florio ci sono dei testi molto più approfonditi. Ma deve uscire, doveva uscire già a giugno, no, però ci sarà la vera seconda parte, non so quando. Seconda e la terza, io adoro i Florio, cioè proprio ho una passione mia personale per i Florio. Ma lei è andata forte per questo. Perché la storia in questo momento. Non scrivere io la storia di Florio, magari questa è poi molto controversa. Sì, sì, è bellissima la storia di Florio da conoscere. Comunque lei che ha fatto, appunto, viene dal romanzo rosa, quindi comunque ha una scrittura molto evocativa, molto poetica, anche suggestioni. Da... Eh? No, non l'ho trovata poetica. Io l'ho trovata accattivante per un certo tipo di lettore, lettrice, sì, più che lettore. A me è piaciuto però, mi piace, io posso dire che mi è piaciuto, però si vede che viene dal romanzo rosa e non è per forza una roba, cioè... No, assolutamente, a me è piaciuto, però se volevo sapere se avevi avuto difficoltà, non è caso tuo, no, neanche no. Tu hai avuto difficoltà, però guarda. Le prime 10 pagine volevo buttarlo via, proprio, però parlava del Florio, quindi mi sono costretta a continuare, sì. E poi mi ha proprio presa. Ma proprio lo leggevo con grande voglia di andare avanti e mi è piaciuto moltissimo, ma devo dire che è piaciuto molto anche agli uomini questo libro, perché parla molto di storie, sì, generalmente di vita, di intesa, di costruzione di una ricchezza, per sì. Cui io ho sentito dei giudizi molto molto positivi. Pure io li ho sentiti, sì. Però anche già la seconda persona che mi diceva non gli è piaciuto, perché poi la cosa bella veramente della vita è che abbiamo tutti i gusti diversi, per cui meno male, perché sennò si scrivono solo sempre gli stessi libri. Ecco, grazie della vostra opinione e abbiamo vinto. Io vi ringrazio per la... chiacchierata e mi fa piacere che siete stati attenti nonostante l'ora e il caldo. Grazie. Okay.